è un libro di formazione, il protagonista si chiama Edoardo, quindi in parte nel titolo. È un ragazzo molto fortunato dal punto di vista economico, di nascita, fa parte di quella collina che guarda Torino. Ha però la sua difficoltà, un ragazzo disfunzionale. Noi raccontiamo il suo percorso di rinascita, è un percorso in cui c'è molto erotismo e abbiamo deciso di scriverlo insieme a quattro mani, interpretando una voce maschile in prima persona. Abbiamo voluto fare questo lungo piano sequenza scritto al presente, in prima persona al maschile, perché avevamo questa esigenza di raccontare una storia che fosse universale da parte, con gli occhi di un uomo, perché per noi la letteratura non ha né genere né generi. Volevamo questa storia che fosse una storia dove un po' tutti potessero riconoscersi nella maniera più automatica possibile. Esatto.